Cosa sta accadendo dietro le quinte per il rilancio di Keyforge? Quali sono i segnali che danno una flebile speranza di un suo ritorno nel breve termine? E tutto ciò porterà a qualcosa di concreto o si tratterà semplicemente di un falso allarme? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Come l'intera community oramai sa, negli ultimi giorni si è parlato spesso di artwork nuove di Zecca pubblicate sul sito ArtStation, che riportavano immagini mai viste prima d'ora riguardanti il nostro amato gioco di mazzi unici al mondo. Ebbene, personalmente ho aspettato prima di creare questo contenuto, in attesa di eventuali sviluppi e nuovi spunti di riflessione che ho trovato anche grazie al supporto attivo di Matteo Don Quixote Matt, che mi ha aiutato a trovare dei riscontri mancanti sul tema che stiamo per trattare. Prima di iniziare però, so che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non siete ancora iscritti. Pensate che se tutti voi vi iscriveste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 iscritti, quindi il vostro supporto è fondamentale, dateci una mano. Inoltre, vi invito ad attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Ed ora scopriamo assieme quali saranno le tre nuove artwork che sono state pubblicate in vista dell'arrivo, presto o tardi e se mai accadrà, del sesto set di Keyforge. Andiamo a dargli un'occhiata. Attenzione! Le informazioni che sono state riportate in questo video non sono da prendere in considerazione come ufficiali, ma come semplici speculazioni atte ad approfondire la sfera teorica sul futuro del gioco. Darklamp, che si crede appartenga ai Compact of Equidon, la nuova casa arrivata sul Crogiolo, vede un losco figuro che, come già detto anche da Ember Maides, assomiglia molto al Reaper, apparso come anomalia nel terzo capitolo di Keyforge. E con la comparsa di questo simil demone meccanico si vedrà l'ascesa di una nuova razza pronta a dominare le plance di gioco? O semplicemente questo disegno apparterrà ad un'azione, un artefatto, o meglio pensando ad una miglioria? D'altronde, la Darklamp potrebbe essere equipaggiata a qualsiasi servitore per trarre un vantaggio sul campo, o come per il veleno ossa marce distruggere alleati avversari. Sibyl Waymair è la seconda artwork del servitore di Casa Insondabili che impugna la verga frigorifera. Infatti, la menzione riportata sulla miglioria cita proprio una sua frase che dice «C'è freddo qui o sei solo tu?». Questo ci fa ben sperare che, come è stato per la Federazione Stellare, vedasi la schiera di blaster con i rispettivi proprietari, anche per questa fazione ci saranno tante armi quanti possessori. E così, dopo aver vagato nel buio tra esseri inquietanti e nuotato negli abissi più profondi, arriviamo infine alla terza immagine che più di tutte, parlo a titolo personale, mi ha fatto piacere vedere. Sto parlando del secondo marziano dopo l'arrivo di Borka Rick, che prende il nome di Ixi the Iron Captain. Ixi the Iron Captain sarà sicuramente un membro del clan dei ribelli, avendo praticamente tatuato sul cranio il simbolo del movimento marziano che va contro l'impero. Oltre ai riferimenti appartenenti al gruppo riottoso, ho colto, o almeno credo, una seconda menzione, ovvero il riferimento al predone Ixili con un occhio solo, con l'unica differenza che il leggendario servitore marziano ha la cicatrice sull'occhio sinistro, mentre Ixi ha una specie di segno di guerra tatuato di un rosso sgargiante su quello destro. Anche il nome Ixi, Ixili e il fatto che appartengano entrambi allo stesso corpo d'assalto fa trasparire in modo lieve una sorta di ammirazione ed emulazione da parte del nuovo marziano nei confronti della leggenda vivente sul quale troverete anche una lore dedicata qui sul canale. O semplicemente, non lo so, magari i ribelli volevano un leader che potesse raggiungere lo stesso grado di epicità del Chuck Norris Verdognolo,
mentre si sono ritrovati una brutta copia pronta a combinare guai invece che risolverli. Rimane il fatto che non conosciamo ancora l'effetto di nessuna carta presentata fino ad ora, quindi, come dico sempre, solo gli architetti e la casa madre potranno darci una risposta in merito. Concludendo, sono state pubblicate nei giorni scorsi delle immagini ingannevoli, lasciatemi passare il termine, che hanno riportato ben 5 nuove artwork per Keyforge, mentre in realtà sono solo 3, dato che queste due immagini sono rispettivamente le opere d'arte riportate sulle carte Sussurro, Servitore Ombre, addirittura apparso per la prima volta in Mondi in Collisione e poi ristampato in Ondata Oscura, e Piano di Riserva, l'azione di casa Logos, apparsa nella quinta ed ultima espansione del nostro amato gioco di mazzi unici al mondo. Mi dispiace quindi essere l'autore di brutte notizie, ma purtroppo niente, nulla di nuovo se non quello che già abbiamo trattato qui poco fa. Mentre, se vorrete creare congetture ed ipotesi su qualche art che va in giro da mesi, se non anni, vi lascerò in descrizione i link alle varie artwork, comprese quelle che abbiamo trattato in questo video, così da poter osservare e creare le vostre personali teorie in attesa del sesto set di Keyforge. La domanda che molti si staranno facendo ora potrebbe essere: si sta muovendo qualcosa dietro le quinte per il ritorno di Keyforge? Prima Garfield che esprime un suo pensiero, ora la pubblicazione di queste artwork. Cos'altro arriverà in futuro? Alcuni ritengono che queste opere siano state pubblicate essendo scaduti i termini di accordo di riservatezza stilato con FFG tra la casa madre e l'artista e che oramai ogni speranza è vana. Altri invece continuano a crederci e hanno preso questo segnale come un campanello forte che sta a segnalare il ritorno del figlio il prodigo a casa. Quale sarà la verità? E quale tra queste due fazioni alla lunga avrà ragione? Staremo a vedere. E voi, cosa ne pensate di questi segnali flebili che ogni tanto si fanno vivi? E cosa vi aspetterete da queste nuove pubblicazioni? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.